Buonasera a tutti, buongiorno a chi lo vedrà domani mattina, buon pomeriggio a chi lo vedrà domani pomeriggio e buonanotte a chi lo vedrà stasera. Allora ragazzi, la live stasera, oggi, è saltata per svariati motivi. Uno, sinceramente ragazzi, sto un po' scoglionato per via anche di questa situazione nazionale, anzi mondiale, per il Covid. Vabbè, uno dice, vabbè, ma dobbiamo andare avanti. No. A me sta cosa mi sta cominciando a pesare, mi sta cominciando a far riflettere molto e non lo so, raga. È una situazione brutta. Leggi, vabbè, poi perché stanno succedendo anche delle cose da noi in azienda e vabbè. Ci sono troppi casi positivi in giro, ragazzi, troppi, troppi. A me, boh, poi ho detto, vabbè, stacco il cervello, mi vedo la Juve. Madonna mia. Che cosa gli avrei combinato a Dybala oggi? Quanti schiaffi gli avrei dato? Come sto scoglionato. Non avevo contenuti da portare, non avevo nulla da portare. Raga, la live sinceramente non mi andava di farla perché mi conosco. Sarei diventato cattivo poi se fosse entrato qualcuno a dire delle parole, quindi ho cercato di evitare. Ho fatto delle commissioni in casa, dei servizi in casa. Fuori il deserto più totale, fuori qua. Allora mi sono fatto delle partite fuori my club, giusto perché ogni tanto ragazzi vi do sempre dei consigli, giocate anche fuori my club, vi allenate, quindi avete la possibilità di avere anche di giocare il match day, di giocarli, vincere monete, agenti, fate qualcosa di diverso. L'ho fatte, ho fatto 7 vittorie di fila nelle due competizioni, nelle due fazioni e qui mi sono beccato. Vabbè, a prescindere da quelli che stanno andando ogni giorno, queste campagne giornaliere. Mi sono fatto tutti questi, un paio d'ore. Sì, un paio d'ore, mentre vedevo l'Inter, mo sto vedendo il Napoli, mentre ho visto il video di Demis. Come, vedete, un paio d'ore. 7 vittorie di fila, se non ci credete, vi faccio vedere. Saluto tutti, senza fare nome e cognomi, sto scoglionato, iscrivetevi però al gruppo Pesa Club Italia, ma tanto che cazzo predica fa? Stiamo avendo un botto di iscrizioni giornaliere, ne stiamo cacciando anche bel botto giornalmente. Sono scoglionato anche per alcune cose che ho saputo fuori dal gruppo di PES Fan Club Italia che continuano a parlare anche di me quando io non posso e non dico fare nulla. Sto sempre in bocca di tutti, nel bene e nel male, non me ne frega niente, però quando vengo a sapere certe cose che leggi ti toccano un po', poi dici ma la gente è così trimona veramente, trimona tra virgolette da noi significa cogliona. Perché per un game, vabbè, comunque. Poi lo dico per l'ennesima volta e oggi lo rifarò. Se io sto giocando contro uno che io non ho, non conosco, non ho la sua percentuale di conoscenza, quindi se io ti vedo che laggo, mi stai sul cazzo, fai delle cose, io ti devo, ho diritto di gastimarti. Che poi io ti gastemo, lo andate a riferire ad altre persone, ad altri gruppi, che non voglio fare i nomi, e questi gruppi si permettono di dire delle cose contro di me, per non dire altre che, vabbè. Non mi fate dire altro, se no, a me sta cominciando un pochettino a pesare, perché va bene che si scherza, e va bene che è un gioco, e va bene che realmente ci sono forse le cose veramente più importanti nella vita. Ho iniziato il video dicendo che sto Covid sta ammazzando persone sia economiche che psicologicamente, perché a me un po' comincia a spaventare, anche perché ho il mio generale in una certa situazione, e ieri lì ha fatto di nuovo il tampone. A me comincia a pesare, poi vieni a leggere certe cose, anche se non sono recenti, mi cominciano a pesare, mi stanno cominciando leggermentino a pesare. Io andrò avanti, però ragazzi, soprattutto non voglio fare nomi né gruppi e né niente. Chi vuole capire capisce, tanto le spie ci sono qua dentro, le vengono a vedere, le vengono a sapere. Uno, cominciatevi a sciacquarvi la bocca col nome mio. 2. Cominciatevi a fare un po' stracazzacci vostri. 3. Cominciate a fare un po' leggermente a pensare un po' a voi stessi, cioè non a pensare ad altri, perché state veramente bruciati di cervello, parassiti del cazzo. Detto questo, vado avanti, cerchiamo di fare una partita oggi. Come vedete, i GP dagli ultimi video sono rimasti quelli perché non ho giocato per nulla, per lavoro, per servizi. Domani non so neanche se riesco a spacchettare perché ho preso tanta moneta, perché 18,80?
farò il turno centrale, boh, poi ci andremo dalla lavorale. Chissà se faremo un lockdown generale, e lo ripeto per l'ennesima volta, se dovessimo fare un lockdown nazionale, vedremo di fare qualche live pomeridiana amichevoli contro tutti. Ok, ragazzi, comunque, qui le iscrizioni si sono leggermente fermate. Noto però che siamo anche un bel botto a iscrivervi, e io dico una cosa. Perché non vi iscrivete più? Ovviamente perché sicuramente vi siete stufati anche di vedere certi contenuti inutili, ma avete pienamente avete pienamente il mio appoggio, perché ragazzi, pure io mi sono stufato. Facciamo 12 giri qua, qui, non ho qui sono sincero ragazzi, non ho spacchettato nulla, perché non ha senso, non ha senso ragazzi, non ha senso. Non ha senso. Allora, facciamo 12 giri qua, ci facciamo una partita, ragazzi. Qua le quittiamo subito, le quittiamo, inutile che vediamo chi cazzo è, tanto. L'argento non dà niente. Via. Ok. Ne ho tanti, questi li convertiamo, tanto sono gratis. L'importante è che ci danno questi, guardate. Aumento femminilità, spirito di squadra e via dicendo. Inutile che ve lo sto a dire a ripetere ogni volta. Forse questi ne ho pochi, me lo tengo, dai. Neanche le sim ho lanciato. Ah, sì, vi faccio vedere che non ho giocato per nulla, ragazzi. Avrò fatto quelle contro com, ma quelle che scadono oggi, mo vediamo, forse chi sulla live video la faccio, ma penso che non, no. Che mi stufa, ragazzi, mi stufa. Ma non ci sono continui, ragazzi. C'è stato la eFootball Club fine settimana, come quelle competizioni belle che fanno FIFA. L'avrei pure fatta forse la live per stare in compagnia con voi. Voi avete ragione, però ci sono quei momenti in cui sei scoglionato e non ti va di fare un cazzo, raga. Non ti dà niente con Ami. Domani ti dà quei quattro, poi quattro spacchettamenti consecutivi per non mettere nessuna competizione nuova, raga. Ma che palle, l'abbiamo vinta con voi, io le registro tutte. Sembra un alieno questo, ma vai a fare in culo. Che capito? Non so, raga, poi anche si sente che sto scoglionato. Scoglionato, ripeto, ho anche detto per alcune cose. Non mi chiedete né chi né che, perché, cosa è successo. Non mi piace scoprire certe cose, però. Poi ci cominci a riflettere, dice la community di PES non sta bene veramente, raga. Non sta bene veramente, non sta bene veramente. Io non sono neanche libero di fare un video, di portare gasteme, non bestemmie, gasteme che la gente ti vuole denunciare. Ma andate a fare in culo, andate. Che schifo, veramente. Fate schifo, veramente. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Però, se poi ti dovessi trovare di fronte, tanto io so chi sei, anzi chi siete, poi faremo i conti a faccia a faccia. Ma prima o poi arriverà quel momento. E poi lo vedere se uno dice certe cose. Perché faccia a faccia, capito? Io, chi mi conosce lo sa, io non ho paura di nessuno, non me ne frega un c***o. Sono malato, sono nato il 22, ragazzi. Il 22 lo sapete che giorno è. Che schifo, mi fate schifo, mi fate schifo. Quindi ho evitato una live perché sarebbe successo il casino oggi. Che schifo, fate schifo. Fate schifo. Vergognatevi. E fate un esame di coscienza, veramente. Beh, poi una bella pallone me la dai? Minchia, quante volte me l'hai dato. Speriamo che lo porti al massimo, al massimo. Me lo porti al massimo, al massimo. Ah. Ovviamente, se gli in queste settimane ho fatto live e video, più video perché ero in convalescenza, ero in casa. Manchester City, stronzo. L'abilità gestionale, avete visto ragazzi? Fate questi match day, soprattutto fuori my club se non volete smadonnare più che altro. Beh, oh, tu sei andato. Vuoi dare una palla nera o no? No. Circus. Fonte. Minchia, 37 anni, raga. Questo è stato campione d'Europa con il Portogallo, me lo ricordo bene. Sto cesso a difesa centrale, oh, però le ha giocate tutte. Qui Iconic, ragazzi, l'Iconic, vi ricordate l'anno scorso? Circus.
Guerriero. Boh. Che mi dai? Fa maggiorità, perfetto. Altri due giri. Oh, neanche una palla nera questa volta, Konami. Konami. Ah, Konami. Mono Buriund, beh. Madonna, ma c'è brutto questo. Cieco, santo spalla nera, palla oro. Lettera B. C'ha pure abilità, ultimo giro e ci andiamo a fare una bella partita. Sempre Coppa Challenge Online, ragazzi. La prima la dobbiamo fare per forza. Chamberlain. Ma vaffanculo, va. Ok, finisci. Domani non so neanche cosa cazzo vorrei girare. Allora, ragazzi, andiamo qua. Faccio vedere così non dico cazzate. Verificate. Ieri ho fatto quella del video. E basta, ragazzi. Vedete, sto giocando poco e niente. Questi sono contro com, vedete? Poco e niente, ragazzi. Allora, faccio vedere. Ho fatto 7 vittorie di fila, ragazzi. Vedete? Poi ho fatto una partita la prima volta nella divisione online di Fuori My Club. Sono arrivato a 718, 7 vittorie di fila. Pian piano stiamo crescendo anche qua. Questo è il match day, My Club. L'ho lasciato come era ieri nel video. Il match day stiamo meglio come percentuale di vittoria. Babbo, cazzate, non ne dico. Allora, andiamo qui. Andiamo qui che abbiamo. Guardiola, Zidane, Tite, tacci tua. Ok, metti la canzone, ti blocco la canzone, poi mi rimandano il messaggio YouTube, diciamo, tra virgolette, chiedimi scusa e... La cosa è stata messa, vabbè. Ma non possiamo più niente, raga. Le 3P non le metto, non le 3P non le metto. Vabbè, inutile che stiamo a controllare, chi se ne fotte, andiamo avanti. Qua osservatori, come siamo rimasti? 67 da spacchettare, abbiamo qualcuno da convertire? No, ok, perfetto. Andiamo a vedere qua. E andiamo a giocare, ragazzi. No, andiamo così. Ok. Allora, pian piano stiamo facendo crescere. Vabbè, questo poi vediamo con calma. L'anglais, sto meditando un po' come gestire i giocatori, ragazzi. Questa volta Konami non mi deve fottere. Allora, non ho visto i doppioni. Devo andare a vedere una cosa. Che punto siamo arrivati con i doppioni? Quindi lo sta questo. Vediamo, gli mancano 12 livelli ancora. Tacci tua Camara. Ok, vediamo quanto gli dà. 22.000. Ma sei livelli. Sì, ma sempre là sta. Sempre lumaca, però qualche verdino è uscito questa volta, verde acqua. Quindi sta a 92 ancora, però a questo punto quest'anno ce lo teniamo. Poi abbiamo detto chi abbiamo detto? Minchia, centrocampo, quest'anno a me. Raga, parliamoci chiaro, fa letteralmente schifo, eh. Schifo proprio. Che abbiamo qua? P, tre quarti, allora DC frontale extra. Mannaggia, la moto frontale extra. Che non so a chi cazzo darlo. Frontale extra. C'è solo Ake. Lo Ake che bontà. Lo Ake che bontà. C'è solo Ake. O Ake.
Tanto quanto cazzo gli può dare? Un cazzo. Un cazzo. Tiè. 2100. Neanche gli dà il livellino. Vaffanculo a mamma. Poi, trequartista. Dov'è? No, trequartista. Abbiamo Bruno Fernandes che sarà lettera supersonica per forza. Doppiette assist. Giocatore chiave. Ti pareva. Queste cose. Giocatore chiave. Chi è? Ok. Poi abbiamo un PT, tipo difensivo, P opportunista, fulcro di gioco. E lo facciamo così. Opportunista francese, mi stuzzica. Vediamo. Perché gli altri... Anche l'attacco, non è che chissà che cazzo... Ma non gli darà una mazza, ovviamente. Che cazzo di caffà? In effetti è andata a fare in culo così. Vabbè, a questo punto continua a far crescere questo qua, che prima o poi lo dobbiamo portare. Tiè. Un livello pure lui. E poi facciamo così, difensivo, difensivo. Difensivo, glielo diamo a Courtois, dai. Ok, vabbè, basta, troppe chiacchiere, cazzate, non abbiamo fatto niente, vai. Ok, riprendiamo la squadra di ieri, vediamo chi dobbiamo... Ah, sì, quello si è disconnesso ieri, possiamo andare, ragazzi. Torniamo qui, speriamo che mi trovi subito l'avversario. Andiamo qui. Ok. Dai, non mi fa perdere tempo. Nel frattempo riprendiamo della partita del Napoli. Poi portare contenuti e trovare, stare mezz'ora per trovare un avversario, raga. Dai. Questa è un'altra cosa che a me scoglione, raga, ve lo dico. Mezz'ora. Boh. Mezz'ora per trovare un avversario. Guarda, gira, gira, gira. Vabbè. Boh. No, gula da fare. Napoli vince, frate. Dai, no, che palle io quando schiaccio sti tasti. Raga, qui sto a... Boh, 6 vittorie. No, non mi ricordo. Già sto scoglionato. Poi ogni volta ci metti mezz'ora. Madonna mia, dai Konami però, Cristo santo. Ma le 7:15.
Dai. Oh, Madonna, me. Ragazzi, io, boh. Non c'è neanche un metodo per mettere pausa mentre registri. Sì, schiacciare il tasto P. E voi non mi ascolterete, ma io non riesco a capire come cazzo faccio a trovare un avversario. Nel momento che esco dalla schermata. Madonna, non è possibile. L'anno scorso le challenge, fino all'uscita di PES 2021, abbiamo trovato gli avversari. Non è possibile, raga. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere. Ma che cazzo sta succedendo ai server di merda di Konami? Verifica sta connessione. Vediamo. Oh, meno male. Dai, un merito campione, perché tanto è così, una volta me lo dai e una volta me lo... Edmond Nat, c'è? Merito 1, Norway, bandiera Italia. Boh. Butch. Dai, divertiamoci e basta. Stanno tutti a palla, Gabriel sta a palla pure lui, interessante però. E chi devo togliere? Vabbè. Brody, ci vai a fare in culo, mettiamo Pekka. Ovviamente. Anche Mbappé sta a palla, mette al secondo tempo e anche Salah. Vediamo tra Salah e Koscielny chi è più in forma. Tutte e due tagli al centro. Salah qualcosina in più, velocità, occhiappi, quindi se ha già l'ha giocato da... Poi mettiamo. Voglio fare... No. Difensivo, difensivo 1, difensivo 2, contropiede 1, contropiede 2, però devo capire una cosa, un attimo, ragazzi, tra 1 e 2, chi è più difensivo? Nessuno. Lui gioca con Bauer. Bauer. Chi cazzo è Bauer? Rigorista lui, destro lui, sinistro lui, spalla lui, corta lui, lunga lui, capitano. Facciamo fare la vira, dai. Dai. Le magliette, vuoi giocare? Così, ma lui verde no. Giochiamola così. Dai, verde no, verde sull'erba no, cazzarola. Raga, se riesco a stare sveglio, registro spiccatamente stanotte. Per 880 monete posso girare 8 giri su 12. Perché sinceramente non mi interessano tutti, so chiaro, tanto chi cazzo voglio, poi non me li dà, la squadra più o meno ce l'ho, voglio qualche centrocampista con i controcoglioni. Il Napoli frattempo sta attaccando. Vabbè, dai, bocca al lupo. Ah, ecco, Konami merda, beh, già mi sei simpatico, vedi, a te non ti gastimerò per niente. Ok, perché Konami? Perché? Ma qua sicuramente poi anche che mi conosce. Quindi se perde non fa niente. Raga, già il titolo mi piace della squadra lui. Konami merda, mi stai già simpatico, guarda, mi sei molto simpatico. Oh, ma cambia Vieira là, perché? Scusate. No, non capisco perché Vieira là si è fermato. Oddio mio, raga, ma che è oggi? Io l'ho notata sta cosa nel match day fuori My Club. Guardate, guardate. Oh, madonna mia. Meglio che taccia, dai.
Perché l'ha data là, scusate? Perché l'ha data là? Oddio mio, ma che sta succedendo? Ma che cos'è oggi? Poi ovviamente fuori McCrab è tutta un'altra cosa. 20 Mc a posto, vabbè dai. No, non fa niente che la perdo questa. Perché la perdo sicuramente, perché... Mannaggia la mia. Madonna. Chi sta giocando? Can, spero di no. Vabbè, Surprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. That's clear cut. It's a free kick. Che fallo è? Che fallo è, scusami. De Ligt tries to get it forward quickly. E non altro che uno scatto. He's through. Well played, he saw that coming. No, non mi piace, non mi sta piacendo proprio, non mi sta piacendo proprio sta partita. Non riesco a fare nulla, niente di niente, raga. Io quando sono scoglionato è così, è inutile. Non so, niente. Bravo lui che non riesce a farmi fare nulla. Cazzo, ve devo dire. Devo stare calmo, giochi con calma, vediamo. We have got ourselves a game here. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward them with an equal. No, ma perché lui? Now it's Mohamed Salah. Decent looking ball. Bergkamp. Vabbè. No, no, è giusto così. Cioè, Beckham sta in anticipo su di lui. E vabbè, dai. Gets away from his opponents. Mohamed Salah. Maledetta a me, io Can che lo porto sempre, che mi dà un cazzo, che ho paura che mi fa delle pap. No, vabbè, dai. Vabbè. Vabbè, va bene. Guarda quei due qua. No, De Jong davanti alla palla che sparisce, ragazzi. De Jong sparisce. Ah, boh, eh. È giusto, con la mia merda. Madonna. E io ho fatto un fallo. E vabbè. Va bene, Konami merda. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Sì. Sì. Sì, vabbè, dai, non fermati. Ok, va bene, dai. Vabbè. Va bene. Ma perché a lui?
Perché a lui? Cioè, perché? Ce l'hai vicino, mi devi spiegare perché la devi dare a lui. Io questo che non capisco, sta cosa. Io sta cazzo di cosa non la capirò mai. Perché poi devo andare a prendere il gol io. Io devo andare a prendere il gol. Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. Madonna mia, Madonna mia. Quanto cazzo è eccesso sto becca, maledetta a me, maledetta. Tutto rispetto per lui, non è un fenomeno, raga. Cioè, perdere così contro questo mi dà il cazzo proprio, dai. Va, a posto, dai. T'ho fermo da mezz'ora col joypad, io, boh. Mannaggia la morte. Io sto gioco non lo capirò mai, raga, non lo capirò mai. Faccio una fatica enorme, raga, non lo capirò mai sto gioco. Mai. No, dai, non mi metto a fare i lanci pure tu, dai, eh. Perché? Cioè, perché? Io, se io sto là, perché gliela dai a lui? Boh. Madonna. Oh, Madonna mia. No, non è fallo, assolutamente non è fallo. Ho sbagliato a fare una cosa, raga. Sto notando una cosa. Te ne accorgi quando poi la stai giocando la partita e te ne accorgi degli errori. Niente, guarda dove cazzo la dà, Madonna mia, raga. Quanto me lo del culo perde queste partite con i 600, raga. Dai, Madonna mia, che lentezza unica, Madonna mia, come cazzo mi deve far snervare sto cazzo di gioco. Come cazzo mi fa giocare nervosire sto gioco? Ah, pure a lui, vabbè, dai. Dai, che stai facendo? Dai, fratello mio, gioca, dai, Cristo Santo. Che schifo, Madonna mia, che schifo. Che cos'è? Cioè, mi hai fatto fare una fischiata, raga. No, vabbè, dai, raga, dai, dai, vabbè, dai. Cioè, ti ho detto mi sei simpatico, sì, mi fai schifo proprio, però giocatela, dai. Dai. Dai, però giocatela. Madonna, ma che Osasuno sti contrasti? Oh Madonna. Ma che cos'è, raga? Ma che cos'è? Per cosa ha fischiato? Ma c'è, allora tu la devo perdere proprio questa. Non me la devi far giocare, Cristo Santo. Non me la devi far giocare, Cristo Santo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Oh! Non me la dare indietro, veramente. No, ragazzi, no, 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 e dai. E dai, ma cos'è sto schifo? Dai, gioca, cazzo, stai su 3-1. Cazzo, dai, ma che schifo è? Ma dai.
Ah, giocatela così, bravo, copri me. Ieri com'è che si chiamava quello nella partita? Oggi, che stai facendo? Oggi qua si chiama Konami Meda. Ieri com'è che si chiamava quello della partita, la squadra? Sempre rivolto al gioco, là, script. Ma perché sono... Ma non è possibile! Cazzo! 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 He's made it three. Quite a day at the office for him. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Ma dove cazzo va Ronaldo? Cazzarola! Madonna mia, raga, io non me. Io non ho parole, raga, io non ho parole. Io non ho parole di tutto questo, raga, io non ho parole. Io non ho parole di sto schifo di gioco. Io non ho parole di sto schifo di gioco, cazzo! Cazzo, una partita al giorno che voglio fare, oh! Cazzo, 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 cazzo. Ecco perché non ho fatto neanche 200 partite ancora quest'anno. Guardate, guardate, guardate. Madonna, raga, madonna, io non ho veramente. Io mi sono schifato di tutto. Sono schifato di tutto. Sono schifato di tutto. Ronaldo è morto e Beckham è morto. Absolutely clinical. Well, considering he has a bit of a shoot on sight policy, he was the one player that should have picked up there. It was both careless and costly from where I'm sitting. Se no, mettiamo qua. Lo mettiamo di punta. È stati là, tu sali sopra. Tu sali sopra. E che ci, e che Dio ce la mandi buona. Che cazzo vedo lì? Ci proviamo. Quattro. E la dai indietro, raga. Vabbè, dai. Io non ti sto gastimando perché veramente, boh, mi sto limitando io, veramente. Mi sto limitando. Tu se gli fai quel che vuoi, hai pienamente ragione. Vedi? Ah, vabbè. Bloccato. E anche a te ti devo bloccare. Vabbè. Va bene. Giocatori scorretti, così. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Con i giocatori scorretti. Vabbè, dai. Vabbè. Giocatori scorretti. Continua a fare fallo, dai, non è niente. Continua a farmi fallo, dai. Continua a farmi fallo, dai. Continua a farmi fallo, dai. Ora deve fare il lancio. Ma la dai indietro. Non la dà più indietro al portiere, mo, No. No, guardare. Un rimbalzo a mio favore non c'è, raga. Non c'è un rimbalzo a mio favore. Ma lo dà lui. Quello deve arrivare a crossare. Guardate, guardate come crossa. E ho fatto fallo io. No, vabbè, raga. Giudicate voi, no, veramente. Giudicate voi. Giudicate voi. Giudicate voi. Giudicate voi sto schifo, ragazzi. Giudicate. E buttala sta. Fuori gioco. Ma sarà libero. No, no. Giudicate voi. Siete liberi di dire tutto quello che volete, raga. Ecco. Giustamente.
messo pausa, ma non sta facendo cambi, eh? Fate un po' voi anche con questo. Va bene, chissà che cazzo sei, porca troia. Chissà che cazzo sei, porca troia. Spero che non hai fatto qualche magheggio. Togliti davanti, coglione, che l'ho visto partire quello. Vai Ronaldo, vai, vai, vai Ronaldo. E vai Ronaldo, la multa da mappa, quanto cazzo sei lento, Cristo santo. Ronaldo Iconic, raga, Ronaldo Iconic. Ronaldo Iconic, Ronaldo Iconic. E non fischia un fallo, raga. 5 minuti. Ma dove cazzo vanno? Ma dove? Cazzo, l'ho visto. L'ho visto. Non ti fai mai, Griz. Sei appena entrata, Griz. No, ho tirato forte, coglione. Ho tirato forte. Cazzo! Dai, che l'ho visto partire. Niente. Vabbè, dai. Niente, Ronaldo sei... Mamma mia, raga, madonna mia. Che brutta fine. No, è giusto, è giusto, è giusto così. Ho sbagliato io. È giusto così, è giusto così, è giusto così. Ho sbagliato io. E ho sbagliato io. Canna, ragazzi, è una cosa spaventosa, però. Ma vabbè, ma... Cane, è una cosa spaventosa, raga. Non prendi una palla. Una ciabattata gli ha tirato, raga. Una ciabattata gli ha tirato, raga. Una ciabattata. Una ciabattata gli ha tirato. Mamma mia, raga. Mamma mia, una ciabattata. E mette pausa di nuovo. Mo si decide di fare i cambi, sta a me, sta a tutti scatta. Poi falli da dietro che non espelle uno. Raga, mo che sto ricordando, sul fallo su Griezmann non l'ha espulso. Va bene. E non ha fatto cambi. Sul fallo su Griezmann non ha fatto fallo, raga. Non ha fischiato, non l'ha espulso. Giudicate voi questa schifezza di partita. Giudicate voi questa schifezza di partita, raga. Giudicatela voi sta schifezza di partita. Mbappé che va piano, ragazzi. Mbappé che va piano. Mbappé che va piano. Mamma mia, che schifo sta partita, ragazzi. Giudicate voi. Già immaginate il titolo che devo fare. Tutta l'attacca a giù devo mettere adesso. Non me ne frega un cazzo. Voglio partire di contropiede. Sì, Mbappé che tira al centrale, vabbè dai, Ronaldo che è morto. Tu chiami Konami merda e ti metti a fare tutti questi falli. Konami merda, no, Konami ti doveva far giocare in 9 adesso questa partita. In 9, in 9 doveva farti giocare. In 9, in 9, in 9 doveva farti giocare. Fallo da ultimo uomo, non l'espelle. Vai a fare in culo, vai. Vai a fare in culo, vai. Pezzo di merda di gioco. Pezzo di merda di gioco. Ma che rigore a Bologna? No. Ho visto male. Pezzo di merda di gioco. Non fa ancora i cambi questo. Johnson.
Ma io dove posso, possibile soffrire così queste partite io. Butta la bandierina, per favore. Sì. Ok, proprio la bandierina è andata a finire. Non uscire così in quel modo, via la maledetta, la morta da tanda, ma... Oh! Vai che partito che l'ho visto! Niente, ho visto sto cazzo. Vai che partito! Madonna mia Ronaldo, raga. Tutti scattati ce l'ho, raga. E mo, come cazzo... Come mantengo la palla? Ho fatto lui il deficiente per 70 minuti. Mo lo faccio io il deficiente per 10 minuti. Che devo fare, raga? Per 10 minuti devo fare. Poi viene mai di con nome di merda a me. Falli da dietro. Palla a lui. Palla a quell'altro. Che devo fare? Il pezzo di merda lo sappiamo fare tutti. Mi dispiace, pan per focaccia. Io non le so fare la melina, ma te la meriti tutta e me la sto godendo pure. Poi vienimela a scrivere sotto che Nico ha fatto melina. Si fatte 3.000 falli da dietro, mi fa. Madonna, mica stavo combinando qua, raga. The winner is Bagliati l'angulo. Finisci, arbitro. E godo e godo. Prendetelo in culo. Ti blocco immediatamente e vattene a fanculo. Pezzo di merda a farmi fare del genere. E vienimela a scrivere sotto adesso. E io registro sempre a random. E voi lo sapete. Non quando voi pensate che io stia registrando e poi andate a dire: sto giocando contro Nico Siccolo. Occhio, mi raccomando, battilo. Quel pezzo di merda. Se ti bestemmi, avvisaci. Bestemmia, tua madre bestemmia, non io. Io non ho mai bestemmiato. Sto coglione. Tiè, andiamola a vedere. 326 partite. Io non so di dove cazzo tu sia. Pezzo di merda, ti chiami pure con ogni merda? Sì. Tiè. Tiè. Vai a finire in mezzo a fare in culo insieme agli altri bloccati, vai. Come sto godendo. Questa è una delle partite che godo. Vedete? La prima del giorno, non è che dico puttanate. E adesso vai a fare in culo, vai. Lo dico io, Konami di merda, che pensi fai giocare sti parassiti. Sti parassiti. Vai a fare in culo, vai. Questo si chiama Konami di merda. Come si chiamava quello di ieri? Lo scritto non esiste, una cosa del genere. Lo scritto esiste. Andiamo a vedere, che non me lo ricordo. Però non si dice, no, non si vede. No, non si vede. Non si vede. Comunque, raga, ci vediamo domani. Ciao, mi ha fatto avvelenare troppo sta partita. Mamma mia.